Non so se ci sentite? No. Ora? Ora ci sentite bene? No. Da qui sentite? Da questo sì. Spengo E da questo? No. il mio. Uno, due. Dunque, sicuramente. Allora, buonasera, spero mi sentiate, altrimenti passeremo. Allora, dunque, con grande piacere davvero che ospitiamo ancora una volta Gino Ruozzi. Gino ha avuto sempre con noi una grande continuità perché è fin dalla prima edizione della Cultura Umanistica che è sempre appunto venuto a trovarci. Quindi è per noi un amico che torna appunto a farci visita. Quindi molti di voi lo conosceranno già, ricordo solo brevemente alcune cose. È professore ordinario di letteratura italiana al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Tutta la sua attività si è svolta all'interno dell'Università di Bologna, però contemporaneamente, diciamo, uscendo verso sia tutte le altre sedi universitarie italiane dove ha tenuto più conferenze e più convegni e anche all'estero, sia in Europa che in America. Moltissime sono appunto le sue attività sia di tipo istituzionale, cioè che riguardano per esempio l'organizzazione di seminari, la gestione del Dipartimento di Italianistica e per esempio la presidenza dell'ADI, Associazione degli Italianisti, e anche la presidenza della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Bologna. Ma credo sia importante sottolineare anche le sue collaborazioni con varie riviste, quindi Italianistica, Studi e Problemi di Critica Testuale, di cui dal 2014 è co-direttore, Filologia Critica, Proteo, Humanitas, Nuovi Argomenti. I suoi studi e la sua attività si è svolta soprattutto su scrittori del 400, del 700 e del 900, ma un suo interesse molto rilevante, per cui lui è oggi appunto anche risulta essere un aforista, è quello appunto dell'aforisma. A questo proposito vi segnalo subito una iniziativa della settimana prossima. La settimana prossima, cioè mercoledì 23 novembre alle 21, però siamo in notturna, va bene? C'è appunto un incontro proprio sull'aforisma. Giustamente Simone Innocenti ha dato spazio quest'anno alle forme brevi e quindi tra cui anche l'aforisma che a nostro parere è una delle forme più interessanti e più nuove, forse poco praticata, ma da ora in avanti lo sarà di più. E quindi mercoledì abbiamo un incontro con Mauro Pardini, grande aforista anche lui, e Gino Ruozzi, appunto, nella sua qualità doppia di italianista e di aforista. Quindi vi invitiamo tutte, naturalmente, mercoledì alle 21. Un altro aspetto dell'attività di Gino Ruozzi è sicuramente quella del rapporto con la scuola e quindi con la formazione, per esempio, la creazione di un'antologia come I Volti della Letteratura, Torino, Paravia 2005, e soprattutto con il rapporto continuo con le scuole, gli insegnanti. E quindi grazie appunto all'interno dell'ANI. Importante è anche la cura da parte sua dal 2008
della collana di classici della letteratura italiana Adi Bur Rizzoli. È una collana particolarmente pregiata perché è curata appunto dai classici della nostra letteratura, appunto curati da una serie di specialisti di appunto italianistica. A questo punto lascio a lui la parola naturalmente per questo incontro che si preannuncia a mio parere molto interessante, e cioè Fenoglio tra Resistenza e Cavalleria. Sappiamo che siamo nel centenario della nascita di Fenoglio. Fenoglio nacque il 1 marzo del 22, quindi se volete potete andare anche sulla pagina su internet della Fondazione Fenoglio di Alba, dove avete tutte le iniziative che vengono svolte in questo anno, che va dal 1 marzo del 22 al 1 marzo del 23. Quindi se volete appunto potete dare un'occhiata. E altra cosa di cui poi Gino appunto ci parlerà, molto importante, è che Fenoglio, uno dei pochi premi che ha avuto in vita, è stato il premio Prato. Il premio Prato, che è stato un premio fondato subito dopo la Resistenza, era un premio dedicato alla letteratura per la Resistenza. A nostro parere era l'unico, però può darsi che se qualcuno di voi sa di altri premi dedicati alla letteratura della Resistenza. Nel 59, quindi ancora in vita, Fenoglio lo ricevette per Primavera di bellezza e poi nel 68 postumo per Il partigiano Johnny. Questo mi pare molto interessante perché vuol dire che un autore che per molto tempo non ha avuto grandi letture, anche se adesso fortunatamente sì, sta rinascendo un interesse appunto per Fenoglio, il premio Prato, che purtroppo adesso non esiste più, l'aveva appunto già individuato. Lascio a Gino Ruozzi la parola. Grazie. Sì, grazie. Grazie a voi, si sente bene da questo microfono? Benissimo. Allora, grazie dell'ospitalità naturalmente alla biblioteca, direttrice, grazie Beatrice per questa introduzione e naturalmente grazie a voi che siete qui presenti. Io vengo sempre molto volentieri qui a Prato, ormai da parecchi anni, perché c'è questo, diciamo così, questa simpatia, questa collaborazione reciproca che mi interessa molto e mi piace molto. Oggi appunto parliamo di Fenoglio, ma parliamo un po' di Fenoglio e in generale diciamo di tutti, un po' anche gli autori di questo ricchissimo centenario del 1922, che è sia un centenario che riguarda, per esempio, Giovanni Verga, no? Quindi, diciamo, un centenario della morte appunto di Giovanni Verga e poi un centenario appunto della nascita invece di diversi autori particolarmente importanti per la nostra letteratura del Novecento. Basta ricordare appunto Gnanciardi, La Capria, che è morto pochissimi mesi fa, quasi arrivando appunto ai 100 anni, quasi arrivando lui stesso ai 100 anni. Manganelli, che era nato il 15 di novembre, a Roma l'altro giorno appunto dell'anniversario. Gnanciardi sarà il 14 dicembre. Mario Lodi, però se ne parla meno, però un grande pedagogista come Rodari era del 20, Mario Lodi era del 22 appunto, dell'area di Cremona. Pedagogisti di grande qualità anche letteraria. Appunto Pasolini, di cui avete parlato. Pasolini, ricordo una parentesi, questo libro ma è molto interessante, dedicato all'altro Pasolini, a Guido Pasolini, uscito proprio quest'anno da Marsiglio, quindi sulla storia, sulla brevissima purtroppo storia del fratello di Pasolini, che come sapete
è stata una delle vittime di un eccidio tra partigiani, partigiani diciamo sloveni e comunisti contro partigiani diciamo così, di area più laica, badogliani, più vicino, vicino a Badoglio, come tutti per esempio sempre, sempre, quasi sempre Fenoglio, una prima parte nei partigiani garibaldini, più per lo più nei, nei partigiani badogliani. Meneghello, Meneghello, un altro degli autori importanti anche sulla resistenza, no? I piccoli maestri, è stato un altro dei libri molto belli appunto sulla, sulla resistenza, sulla, sulla meditazione, la riflessione appunto su questo momento così importante. Gina Lagorio, Gina Lagorio, di solito si dimentica un po', ma è stata anche lei una scrittrice importante, è stata poi anche la moglie di Garzanti, è stata molto vicina a Camillo Sbarbaro, no, il quale ha contribuito alla pubblicazione delle opere, che stanno uscito anche il Meridiano, dedicato a Camillo Sbarbaro. E quindi, insomma, questi centenari sono anche un po' un modo per fare il punto, per riflettere insieme appunto sulla, sullo stato della nostra letteratura, sullo stato della nostra letteratura del, del Novecento. Adesso non so quanto, immagino che sono tutti autori che noi abbiamo letto e che amiamo in maniera forse diversa. Ecco, non so quanti di questi autori riusciamo poi a fare effettivamente a scuola. Ecco, questo non lo so, direte, me lo direte eventualmente anche voi. Ecco, non, non so quanti di questi autori effettivamente possono rientrare in un programma scolastico. Certamente, se parliamo poi di Calvino, l'anno prossimo sarà il centenario di Calvino, il centenario di Calvino di Testori, 1923. Credo che si possa comunque arrivare, arrivare a scuola, almeno, diciamo così, ai romanzi del, dei primi anni del secondo dopoguerra. Anche questo me lo direte voi. Io cito in particolare due romanzi che sono appunto Il sentiero di nidi di ragno di Calvino del 1947, La casa in collina di Pavese del 1948 e unirei appunto a questi naturalmente i romanzi di Fenoglio, in particolare Una questione privata. Non sono io a farlo, è Calvino stesso che lo fa. Infatti il tema dei romanzi cavallereschi deriva, deriva da Calvino, perché appunto è Calvino stesso nella prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno del 1964 che fa appunto questo riferimento. Il Sentiero dei Nidi di Ragno esce nel 1947, Calvino è giovanissimo, è nato nel 23, quindi nel 47 esce Il sentiero dei nidi di ragno, così nudo e crudo, diciamo, nel 64, nel 64, in occasione di questa importante riedizione, Calvino pubblica una prefazione molto significativa, secondo me. Adesso vediamo, no, cerco di tracciarne alcuni aspetti. Penso che l'abbiate presente, perché di solito è una prefazione che fa un po' anche la storia della letteratura, in particolare la storia della narrativa della resistenza, individuando, individuando appunto i, diciamo, i punti principali di riferimento. 1964 è un anno importante, perché, perché in questa piccola storia della narrativa della resistenza, in cui possiamo naturalmente includere anche Uomini e No di Vittorini del 1945, possiamo in un certo senso inserire sul piano della narrativa, diciamo così, della, della Shoah, della deportazione ebraica,
i due piccoli romanzi di De Benedetti, pubblicati nel 1944 a Roma, 8 ebrei, no? E 16 ottobre 1943, è il giorno della deportazione del ghetto ebraico. E naturalmente, anche se questo è un uomo, di Primo Levi del 1947. Quindi diciamo, escono in questi anni, questi primi anni appunto questi libri, romanzi, documenti, testimonianze, riflessioni, eccetera. In questi anni naturalmente abbiamo anche una situazione diversa dell'Italia, perché i libri di De Benedetti possono uscire nel 1944 a Roma, perché naturalmente lì la guerra in un certo senso è già finita. Cioè la guerra prosegue nelle nostre parti e nella pianura padana. La guerra che arriva fino al 1945 e che conosce il terribile inverno del 1944, che è quello appunto poi del partigiano Johnny, e della resistenza terribile, drammatica, della resistenza che è lasciata anche a se stessa dopo il famoso proclama del generale Alexander, che appunto intimava ai partigiani di sciogliersi, no? Che la guerra sarebbe ripresa, no? Più avanti, no? Con l'inizio del 1945, ma intanto veniva sospesa. E quindi le truppe partigiane in un certo senso venivano abbandonate a se stesse, anche se non è stato così del tutto, però venivano abbandonate a se stesse. E questa è la storia di Johnny, del partigiano Johnny, che appunto resta in montagna da solo. Ecco, quindi questi romanzi che vengono scritti, questi libri che vengono scritti un po' durante, appena dopo la Resistenza, nei primi anni caldi del dopo Resistenza, nei quali scrive anche Fenoglio, ma che non pubblica. Allora qui faccio una piccola parentesi sulla vicenda editoriale di Fenoglio, che è una vicenda abbastanza particolare. Ora, Fenoglio muore molto giovane, muore a 40 anni, era nato appunto nel 1922 e muore nel 1963. No. Quindi muore giovanissimo. In vita pubblica tre libri. I 23 giorni della città di Alba nel 1952, La Malora nel 1954, e Primavera di bellezza nel 1959, che è il libro che vince, a pari merito con altri due, il premio Prato. Quindi Fenoglio pubblica due libri nella collana dei gettoni di Vittorini, 23 giorni della città di Alba, che appunto è una raccolta di racconti resistenziale, La Malora, che è un romanzo di carattere contadino, potremmo dire, contadino delle Langhe, noto forse più che per essere letto, per diciamo il celebre risvolto di copertina di Vittorini, che in un certo senso pone delle riserve sul romanzo che pubblica, sul romanzo che lui stesso pubblica. Decide di pubblicare nella sua collana, no? Dicendo che è un romanzo a rischio. Allora qui ci sono diciamo persone che vedono in questo risvolto di copertina di Vittorini una sorta di stroncatura, altri, anch'io, no? Che ritengono comunque che è un rischio che evidentemente Vittorini voleva correre, no? Cioè, in questa sua collana sperimentale, quali erano i gettoni? E poi appunto Primavera di bellezza, 1959, che Fenoglio non pubblica più con Einaudi,
ma con garzanti. Qui c'è tra l'altro una questione anche abbastanza spinosa di diritti d'autore. Comunque Fenoglio pubblica Primavera di bellezza con Livio Garzanti, che diventa il suo editore. Questo parlava anche prima di Gina Lagorio. Qui in particolare ci sono alcuni consulenti molto importanti, naturalmente. Per quanto riguarda Einaudi, il contatto principale è Calvino. Calvino, che è l'autore, è già l'autorevole Calvino, anche se ha un anno meno di Fenoglio. No, però è già il Calvino che ha pubblicato appunto Il sentiero dei nidi di ragno nel 47, che ha già pubblicato, diciamo, Il visconte dimezzato, Il barone rampante, no? Il cavaliere inesistente, La nuvola di Smog. E quindi, diciamo, è già un autore affermato, molto affermato, oltre che essere, diciamo, dopo Pavese, dopo la morte di Pavese, forse il principale degli editor della casa editrice Einaudi, e naturalmente con Vittorini. Calvino e Vittorini hanno anche due idee leggermente diverse, per dire un po' più diverse, della letteratura. Poi Vittorini lavora da Milano, Calvino lavora da Torino, almeno in questo periodo. Quindi, diciamo, Fenoglio si avvicina a Garzanti, a Pietro Citati, a Attilio Bertolucci, che lavorano all'interno di Garzanti. Ricordiamo che Garzanti di questo periodo, per esempio, pubblica Il pasticciaccio di Gadda, Primavera di bellezza del 1959, l'anno prima da Garzanti esce appunto Il pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda. Diciamo, è un autore in grande spolvero, cioè sta lavorando molto con gli autori italiani, e poi l'altro sarà Bompiani. Insomma, qui siamo, diciamo, per quanto riguarda Fenoglio, legati a Garzanti. Ecco, Fenoglio ha molto materiale di lavoro, no? Ha scritto molto, ha pubblicato poco, un po' perché appunto ha ricevuto anche dei giudizi non sempre positivi. Vittorini e anche Calvino, eccetera, così, lo hanno in genere consigliato di essere prudente. Quindi, diciamo, negli anni 50, Fenoglio è un autore abbastanza in difficoltà, fa fatica a farsi pubblicare. Cioè, quindi rispetto a Calvino, no? Che è un autore molto noto, emerso, no? Cioè già un autore di riferimento, Fenoglio assolutamente no. Primo Levi. Sapete che Primo Levi, l'edizione di Se questo è un uomo di Primo Levi del 1947, non pubblicata da Einaudi per riserve soprattutto di Natalia Ginzburg, quindi dell'area ebraica, la sua stessa area, diciamo così, no? Pubblicata dall'editore da Silva, Franco Antonicelli, passa praticamente sotto silenzio. Verrà recuperato una decina d'anni dopo, di nuovo da Einaudi, pubblicato nella Collana dei Saggi nel 1958. Anche qui sono un po' gli stessi anni. Ma verrà davvero recuperato, cioè comincerà a essere quel Primo Levi che noi oggi consideriamo uno dei maggiori scrittori del Novecento, soltanto a partire dai primi anni 60, da questi primi anni 60, quando Giorgio Bassani pubblicherà nel 58 Gli occhiali d'oro, altro anno importantissimo, quando rimette in primo piano la questione ebraica, e nel 1962 pubblica, no, Il giardino dei finzi continui. E che cosa fa Bassani di
diciamo così importante, così rivoluzionario, nonostante poi l'anno dopo alcuni lo bollino come la Liala della letteratura, no? Una parte del gruppo 63. Sostanzialmente dice che gli italiani sono stati corresponsabili della Shoah. Quindi non italiani brava gente, no? Ma italiani pienamente coinvolti nella questione ebraica. Allora, in questa prospettiva, in questa nuova prospettiva, in questa nuova drammatica prospettiva, viene, diciamo, riletto in maniera, diciamo, diversa, autorevole, anche se questo è un uomo, e Levi nel 1962 pubblica anche La Tregua, secondo dei grandi libri che compongono la sua trilogia della deportazione. Dopo, nel 1986, ci saranno I Sommersi e I Salvati. Quindi siamo in questi anni anche di cambiamento, di riflessione, di passaggio dalla documentazione, dalla testimonianza al periodo appunto della riflessione storica. Abbiamo la Morante con L'Isola di Arturo. Abbiamo un romanzo rifiutato, anche questo da Vittorini, ma ha senso, come Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che riflette sulla storia d'Italia. Insomma, è un periodo di grandi fermenti. Ecco, in questo periodo di grandi fermenti, Fenoglio è al momento ancora un autore, potremmo dire, piccolino, no? Comunque abbastanza laterale, marginale. Qual è il momento in cui scatta, diciamo così, quello che poi ha fatto sì che Fenoglio diventi, secondo me, insomma, secondo tanti di noi, uno degli autori principali del Novecento, riconosciuto anche, diciamo, in una sua veste particolare. E qui, in questa sua storia, entra anche una persona con la quale, appunto, se racconto queste cose perché ho avuto modo di condividere, diciamo, una parte di questa storia, naturalmente, di racconti, cioè Lorenzo Mondo, che è morto quest'anno, il 19 di aprile, in quest'anno, era nato nel 1931, e che, diciamo così, è stato colui che ha scoperto una questione privata, il partigiano Giolini. Li ha scoperti e li ha fatti pubblicare. Fenoglio, appunto, si ammala in maniera grave, soprattutto nel 1962, trascorre un lungo periodo di degenza a Bossolasco, nelle Langhe. Non so chi di voi è stato nelle Langhe, naturalmente è un giro che io invito tutti a fare, no? Anche per i vini, per tutto quello che c'è, ma anche per i viaggi appunto che riguardano la memoria di Fenoglio, la memoria delle Langhe, appunto in certi paesi come Bossolasco, Murazzano, Monbarcaro, Treiso, che sono anche i paesi appunto in cui si svolgono le principali vicende del partigiano Johnny, di Milton, eccetera. E quindi, quando Fenoglio muore all'inizio del 1963, Lorenzo Mondo viene, che aveva scritto un articolo su di lui sulla Gazzetta del Popolo di Torino, viene chiamato da alcuni amici di Fenoglio, appunto ad Alba, e poi dalla sorella, che gli mostrano, diciamo così, una sorta di cassa dove ci sono degli inediti. Il Mondo aveva già fatto questo tipo di fortunato lavoro, fortunata scoperta, con Pavese, perché era stato chiamato dalla sorella di Pavese, a vedere appunto quelle scatole che lei aveva a casa, no? Che aveva a casa ancora dal suicidio di Pavese. E lì era cominciata la pubblicazione dell'epistolario di Pavese, che Mondo cura con Calvino. Ecco, una cosa simile accade con Fenoglio. Quindi
in queste casse, appunto, che gli amici di Fenoglio fanno vedere a Mondo, Mondo trova una quantità di cose, e la prima cosa che estrae, che tira fuori, è questo pezzo di romanzo o racconto lungo, che è una questione privata. Quello che resta, forse, no? Comunque il libro più noto, comunque più rappresentato anche nel cinema, no? Le versioni di Una questione privata sono state tante. Ora, Mondo, no? che trova questo testo, che sa che da Garzanti stanno pubblicando una raccolta di racconti di Fenoglio, che si chiamerà Un giorno di fuoco, comunica, d'accordo con la sorella, d'accordo con gli altri amici, a Garzanti questa scoperta, e allora Garzanti decide in bozze, di inserire all'ultimo posto, all'ultimo tassello dei racconti di Un giorno di fuoco, Una questione privata, che quindi esce postuma di pochissimo, nel 1963. Quindi la quarta opera, ma l'opera in cui comincia a emergere appunto quel Fenoglio che poi dopo è diventato il Fenoglio che soprattutto noi conosciamo e che è diventato il Fenoglio appunto della grande letteratura della Resistenza del Novecento. Quindi Una questione privata esce nel 1963 in calce, in appendice, potremmo quasi dire, no? Alla raccolta di racconti Un giorno di fuoco. Poi da lì cominceranno le edizioni da sola di Una questione privata. Ma la prima edizione appunto è all'interno di questo gruppo di racconti che comincia appunto con Un giorno di fuoco. Un racconto bellissimo su questo Gallesio, appunto, che fa una strage familiare, fa una strage nel paese, un giorno di fuoco. Quindi non un racconto della Resistenza. Questi non erano i racconti della Resistenza. Ma lì, appunto, in fondo viene inserita Una questione privata. E seguendo, appunto, nelle ricerche, Mondo trova anche quello che poi diventerà Il partigiano Johnny, che viene pubblicato nel 1968. Questa è la prima edizione Struzzi, seguente appunto alla prima edizione del 68. Quindi diciamo i due libri che fanno fare un salto, diciamo, nella conoscenza di Fenoglio sono Una questione privata, pubblicata nel 1963, e Il partigiano Johnny, pubblicato nel 1968. Nuovo premio Prato, appunto, postumo a Fenoglio. Vi leggo la motivazione, che ringrazio Simona per averla appena passata, no? Che dice: in questo romanzo, la motivazione del premio, in questo romanzo lo stile è veramente tutt'uno con la materia trattata. L'amore per l'umanità trova accenti di risonanza epica. La guerra partigiana diventa una grandiosa parabola della vita e della poesia. Invenzione linguistica e accesa passione per la affascinante avventura della vita. Concretezza di paesaggi e ritratti e profonda fantasia trasfiguratrice sono alcune delle doti più singolari di questo libro destinato a rimanere nella storia letteraria italiana. È il 1968. Allora, Il partigiano Johnny non è un libro licenziato da Fenoglio. È un libro in parte costruito da Mondo e in parte, diciamo così, costruito su materiali che possono essere letti in maniera differente. Vi leggo quello che dice dieci anni dopo Maria Antonietta Grignani, che sarà la curatrice insieme a Maria Corti delle opere di Fenoglio 10 anni dopo da Einaudi. Il romanzo più popolare di Fenoglio non esiste
nella veste dell'edizione postuma, la quale ha operato una curiosa contaminazione tra le parti di due diverse stesure dattiloscritte. Allora, sul partigiano Johnny, no, si è aperta una questione filologica che dura tuttora. Noi abbiamo l'edizione del 1968, l'edizione del romanzo procurata da Mondo anche un po' in fretta su sollecitazione dell'editore in auto, di Guido da Vico Bonino, allora direttore editoriale, per chiudere, no? Perché era il momento di Fenoglio, era il momento di Fenoglio. Io non so adesso voi che edizione abbiate letto, abbiate in casa, quale di queste edizioni, comunque le indico. Allora, 1968, la prima edizione di questo romanzo che viene premiato in questo modo dal premio Prato e diventa il partigiano Johnny per eccellenza. Nel 1978 escono le opere di Fenoglio. Quindi, no, passiamo da una considerazione, diciamo così, appena sufficiente negli anni 50, alla esplosione del Fenoglio postumo negli anni 60, in un certo senso alla santificazione filologica degli anni 70, operata non a caso da una, diciamo, delle regine della filologia italiana, cioè Maria Corti, che cura per Einaudi le opere di Fenoglio. Quindi siamo già all'idea degli opera omnia, no? Quindi siamo passati da tre opere striminzite e quasi mal pubblicate negli anni 50, al grande Fenoglio postumo, no? Ma nuovo, completamente nuovo, come degli anni 60, addirittura, no? già al Pantheon, no? Fenoglio viene pubblicato in una edizione completa delle opere. E siamo nel 1970, in una grande edizione di carattere filologico in cui il partigiano Johnny viene rivisto, rimontato secondo criteri diversi rispetto a quelli che aveva fatto Lorenzo Mondo nella prima edizione del 1968. Nel 1992, un altro grande principe o re della filologia italiana, cioè Dante Isella, abbiamo ricordato pochi giorni fa, perché anche lui è un centenario del 22, nato l'11 di novembre del 1922, no? Dante Isella, celebre soprattutto per i grandi Lombardi, no? una sua bellissima raccolta di saggi, I Lombardi in rivolta, no? Soprattutto su Manzoni, Porta, Dossi, Gli Scapigliati e Gadda, no? Di cui ha curato l'intera opera, no, le opere complete presso Garzani. Ebbene, nel 92, nella collana Pleiad e Einaudi, Dante Isella ripubblica i romanzi e racconti di Fenoglio. Quindi un'edizione, naturalmente, anche in questo caso, prestigiosissima, no? Einaudi vuole rifare la Pleiad francese, fare concorrenza ai meridiani Mondadori, no? Fenoglio è proprio subito la vetrina delle nuove edizioni Pleiad in Aula. E Dante Isella, filologo, collega per diversi anni di Maria Corti a Pavia, vicini di stanza, potremmo dire, ma da alcuni anni, in realtà docente di letteratura italiana, al Politecnico di Zurigo, quello dove aveva insegnato anche l'Esule De Sanctis, no? Dante Isella rifà il partigiano Johnny, no? Rifà un'altra edizione del partigiano Johnny, discostandosi da Mondo, discostandosi da Maria Corti Grignani. Quindi abbiamo tre partigiani Johnny diversi. Pochi anni fa, 2015, l'attuale e più giovane esperto di Fenoglio, che è Gabriele Pedullà, ha
che ha lavorato molto, molto, molto su Fenoglio, ripubblicato da Einaudi, edizione delle opere, dei racconti, dei romanzi, così, ha riproposto una quarta versione del cosiddetto libro di Johnny. Il libro di Johnny. Quindi diciamo, possiamo leggere, vi invito a leggere, adesso non so quale edizione voi avete a casa di queste che ho detto, 1968, 1978, 1992, 2015. Allora, naturalmente queste sono le edizioni iniziali di ciascuna di queste edizioni, poi sono state ristampate, quindi potete avere edizione, tuttora Mondo, l'edizione Mondo viene ristampata. Come viene ristampata Isella, come vengono ristampate appunto naturalmente le altre opere. Ecco, allora, è stata forse la maggiore operazione filologica insieme a quella di Gadda del nostro Novecento. E sicuramente questo ha contribuito anche molto, moltissimo, credo, diciamo così, alla tenuta e anche alla fama di Fenoglio, soprattutto in ambito universitario. Dove questo diciamo, lavoro, forse anche accanimento filologico, ha fatto sì che si mantenessero alte le quotazioni di Fenoglio, per esempio, rispetto invece alla discesa, come lo confermerete o meno voi, anche di Pavese, su cui c'è un lavoro filologico, c'è stato un lavoro filologico assai, assai minore. Adesso è tornato, diciamo, un po' in auge, perché col fatto dei 70 anni della morte, quindi dell'uscita dai diritti d'autore, avete visto che le edizioni di Pavese sono state rifatte da Garzanti, dalla Burr, no? Da tutti gli editori che prima invece erano contenute nelle edizioni in auge. Quindi c'è stato un rinnovato lavoro appunto su Pavese. Però appunto questa questione filologica di Fenoglio ha tenuto molto vivo e ha aumentato moltissimo il lavoro su Pavese. Se fate un confronto tra i saggi usciti dedicati a Fenoglio e i saggi usciti dedicati a Pavese, siamo nel numero di 5-1, perché appunto soprattutto è stato l'interesse filologico. Che dire? Cosa dico? Che comunque lo si legga, Fenoglio resta Fenoglio. Cioè, prendiamo qualsiasi una di queste quattro edizioni, e dopo me lo direte anche voi, cioè se avete, no? E comunque la potenza narrativa di Fenoglio resta quella. E restiamo presi, rapiti appunto da questa potenza narrativa. Al di là forse della struttura che questo romanzo, ipotetico romanzo, perché credo non riusciremo mai a ricostruire, cioè è ricostruito così, è un frammento di romanzo, un grande insieme, ma come un po' anche Gadda, no? Anche di Gadda, anche per Gadda abbiamo questioni filologiche di questo tipo, dove l'incompiuto diventa quasi un valore, sull'idea romantica dell'incompiuto, no? Quella dei fratelli Schlegel, della rivista Ateneum, no? dove appunto Wilhelm Schlegel diceva che dall'antichità c'erano arrivati i frammenti, ma la modernità nasce con i frammenti, nasce con l'idea del frammento, l'idea dell'incompiuto, perché l'incompiuto è più vicino alla nostra vita, è mimetico della nostra vita, dell'insoddisfazione, dell'incompiutezza della nostra vita. E allora, diciamo, da Ateneum in poi cambia il concetto di estetica, no? Per cui quello che prima doveva essere necessariamente compiuto nell'Otto e nel Novecento non è obbligatorio che sia compiuto per essere grande, per essere talvolta anche più grande del compiuto. Un altro esempio è quello di Leonardo da Vinci. L'incompiuto di Leonardo da Vinci, sul piano artistico come sul piano letterario, diventa il mito del genio, che viene appunto riscoperto in questa chiave dagli inglesi, da Ruskin,
da Peter e da noi, da D'Annunzio, no? Per cui da Papini, eccetera, no? Ma per cui Leonardo da Vinci diventa il genio, non uno dei tanti, ma diventa il genio. Anche in questa ragione dell'incompiuto, pensiamo a Musi, l'uomo senza qualità, insomma tanti, tanti romanzi, Kafka, no? I suoi romanzi incompiuti, che diventano però romanzi che a tutti gli effetti noi leggiamo come di una incompiutezza compiuta, autorevole, forse più autorevole di tanti altri che arrivano appunto alla loro compiutezza. Che cosa scopre Mondo ancora di importante riguardo sia a Pavese sia a Fenoglio? Beh, di Fenoglio riesce a trovare anche qui abbastanza per caso, sempre da amici che gli dicono che ci sono questi testi, gli appunti partigiani. Forse il primo degli scritti dei testi di Fenoglio, no? Quindi diciamo l'inizio, l'aurora di tutti i successivi testi resistenziali di Fenoglio, gli appunti partigiani, quelli che vanno poi a confluire soprattutto in quello che Dante Isella ha ritenuto essere una sorta di romanzo autonomo, cioè l'imboscata. Se voi andate a vedere appunto l'edizione di Romanzi e Racconti nella Pleiade o nelle successive edizioni delle opere curate da Isella, troverete appunto l'imboscata, che è una sorta di testo che secondo Isella è autonomo, così come Primavera di Bellezza è autonomo, ma sono un po' tutti collegati, cioè sono un po' tutti legati. Il vantaggio di Primavera di Bellezza è che l'ha pubblicato Fenoglio, cioè è che è un testo uscito, forse con qualche insoddisfazione, da Fenoglio. E poi Mondo pubblica Il taccuino segreto di Pavese. Dunque, Il taccuino segreto di Pavese viene pubblicato per la prima volta nel 1990 sulla Stampa. È stato ripubblicato in volume soltanto l'anno scorso e oggi lo ritrovate in quasi tutte le edizioni del Mestiere di Vivere pubblicate dopo i 70 anni della morte di Pavese. È un testo che Mondo presenta a Calvino quando stanno lavorando all'epistolario di Pavese nei primi anni 60. È un testo che Calvino lascia cadere e che praticamente non si trova più, non viene più pubblicato. E Mondo, che ha tenuto però le fotocopie del testo, ripubblica negli anni 90, scatenando una sorta di putiferio, perché in questo taccuino segreto degli anni 42-43, appunto, Pavese si dimostra molto tiepido, se non critico, nei confronti di quelle che sono gli oppositori al fascismo, della nascente resistenza, e con qualche leggera simpatia anche nei confronti, diciamo, dei cosiddetti neri. E quindi dei fascisti, no? E quindi è un momento drammatico. Paietta, no? Che è stato uno degli amici, no? Degli studenti vicini a Pavese, no? Comincia subito a stigmatizzare questo testo di Pavese, qui ne nasce un grande dibattito molto, molto drammatico, insomma. Ne prende leggermente le difese Natalia Ginzburg, no? Come sapete, appunto, racconta anche di Pavese, del marito Leone Ginzburg, appunto, nei suoi libri, in particolare Il lessico familiare. Ecco, questo per dare un po' un'idea anche della varietà, anche delle questioni filologiche, di come questi testi sono venuti fuori, sono apparsi, sono stati pubblicati, sono diventati patrimonio anche della nostra. Bene, Calvino nel 64 non conosceva il partigiano Giorgio, non poteva conoscere gli appunti partigiani, conosceva Il diario segreto di Pavese, anche se non lo dice, ma in questa famosa prefazione ne parla. Non parla del diario segreto, ma fa un accenno molto importante, molto bello, alla casa in collina.
e dice che in quegli anni facilmente si poteva essere da una parte o dall'altra. Poteva bastare poco, poteva bastare. Casa in Collina, secondo me, è un libro bellissimo. Certo, è il libro della sottrazione alla resistenza, della sottrazione all'impegno. È un libro scandaloso, è stato un libro scandaloso. Il Pavese, che era stato un po' per sbaglio mandato al confine, era caduto in una sorta di equivoco, di trappola, no? Non era direttamente impegnato. Viene mandato al confine Brancaleone Calabria. Questa resta un po' la sua figura, ecco. Ma nel momento cruciale della resistenza, Pavese si sottrae. Questo diario segreto lo documenta. Va a insegnare appunto nel Monferrato, in un collegio religioso, e non partecipa direttamente alla resistenza. Ed è quello che viene raccontato in maniera, secondo me, bellissima, appunto nella Casa in Collina, 1948, uno dei grandi romanzi della resistenza. Anche se è un romanzo in un certo senso, almeno per quanto riguarda il protagonista, perché gli altri che gli sono vicini, compresa diciamo quella che è stata la sua compagna, sono della resistenza, il protagonista invece si sottrae alla resistenza. Ed è il primo testo in cui si parla apertamente di guerra civile, di un concetto che sarà ripreso soltanto dopo dagli storici, molto dopo dagli storici. Ecco, allora Calvino nella prefazione del 64 ne parla. E fa alcune considerazioni molto importanti, in cui in un certo senso, senza dirlo apertamente, però cerca di recuperare quella che era stata una sorta di damnatio memoriae di Pavese, che si era appunto sottratto all'impegno della resistenza. E poi fa questo bilancio appunto della letteratura della resistenza, dicendo che finalmente è uscito il libro che tutti noi aspettavamo, che tutti noi, io per primo, avremmo voluto scrivere, cioè La questione privata. Quindi la grande letteratura della resistenza sta tra due confini. Io, Il sentiero di Nidi di Ragno, Calvino è cosciente della propria grandezza, e La questione privata, 1947-1963. 1962. E Calvino, in queste bellissime pagine, in cui rifà, così come aveva fatto Dante nel De Vulgari Eloquenzia, la storia della propria contemporaneità, anche Calvino sta facendo questo, lui stesso, essendo inserito in questa contemporaneità, a 40 anni, come aveva 40 anni Fenoglio, lui stesso fa già la storia di quella che sarà la grande letteratura del Novecento, la grande letteratura in particolare per quello che gli interessa della resistenza. E fa lui l'accenno appunto ai poemi cavallereschi sui quali lui sta lavorando da anni. È una delle sue grandi passioni. E parla appunto e inserisce Il sentiero dei Nidi di Ragno e soprattutto Una questione privata, appunto la vicenda di Milton, no? Inserisce in questa grande cornice dei poemi cavallereschi. Chiaro che non possiamo non pensare appunto ad Ariosto, a Boiardo, e in particolare viene chiaramente da pensare anche a quel rapporto fondamentale tra la letteratura e la storia, che hanno questi grandi, grandissimi poemi cavallereschi. Certo, l'Orlando innamorato, o come si dice oggi filologicamente in maniera più corretta, l'innamoramento di Orlando, di Boiardo, si ferma al 1494, che Boiardo appunto sospende il poema nel momento in cui arrivano le truppe di Carlo VIII, e lo dice. No, nel momento in cui l'Italia viene messa a fiamma e a fuoco. Lo sospende
e poi lui muore 2 mesi dopo, nel dicembre del 1494, quindi non può più continuare. Sarà in parte ripreso da Ariosto. Ariosto che pubblica tre edizioni del Furioso, 1516, 1521, 1532, con passaggi fondamentali, non tanto sul piano linguistico, sono importanti, è indubbio, ma non sono quelli fondamentali, a mio avviso, e non solo a mio avviso, soprattutto tra le edizioni del 1516-21 che restano più o meno simili, molto simili, e invece l'edizione veramente nuova del 32, dove ci sono le giunte, in particolare le giunte sulla cronaca contemporanea, quella che noi oggi chiamiamo naturalmente la storia. Quindi Ariosto fa storia, mette la storia dentro il proprio romanzo cavalleresco, l'aveva già messa nel 16, con le guerre, diciamo così, locali, padane, quella tra Ferrara e Venezia, eccetera. Ma nel 32 il romanzo cavalleresco assume una portata internazionale. I canti non undicesimo, quello dove entrano le armi da fuoco, la vicenda di Olimpia, dove abbiamo le armi da fuoco, per esempio, che spezzano in due i fratelli di Olimpia. Allora lì non possiamo non pensare anche al Visconte dimezzato di Calvino, a una citazione che diventa quasi diretta. Il canto quindicesimo, quello in cui fa la sua comparsa Carlo V, nato nel 1500 a Ghent, il nuovo imperatore, il nuovo grande, diciamo così, destinatario di quell'opera, perché il passaggio dalle edizioni del 16 e del 21 a quella del 32 è il passaggio dalla politica nazionale alla politica internazionale, dove Ariosto, appunto, sempre per conto dei propri committenti, costruisce una nuova rete di relazioni internazionali e inserisce Carlo V e le conquiste coloniali. Certo, oggi, in epoca, no, di correttezza, uno dei capitoli più scorretti, dove vengono celebrate appunto le conquiste coloniali di Carlo V e l'impresa di Magellano, di cui quest'anno sappiamo è il 500°. Quindi la storia, senza richiamare anche altri episodi, la storia, le guerre d'Italia, le armi, il passaggio dalle armi bianche alle armi da fuoco, per cui oggi non saranno più i grandi cavalieri a reggere le battaglie, a reggere le guerre, ma saranno i soldati stipendiati. La grande opera coloniale, cambiamento del baricentro del mondo, che Ariosto recepisce subito. Insomma, quindi straordinaria opera di fantasia, ma anche straordinaria opera storica. Cioè, Ariosto è dentro la storia. Racconta la storia come se noi raccontassimo oggi di quello che sta succedendo appunto nella guerra odierna, o poco meno, tra Trump e Biden, quello che è successo. Cioè, Ariosto racconta questo inserendo le sue storie e in questo grande teatro, che è il teatro della contemporaneità, in cui, come in un teatro, si vedono anche le imprese dei cavallereschi. Ecco, di tutto questo Calvino è pienamente cosciente, perché naturalmente ha già lavorato ampiamente in termini creativi sulla riscrittura dei poemi cavallereschi, appunto con le tre opere creative, il Visconte dimezzato, il Barone rampante e il Cavaliere inesistente. Ci sta lavorando sul piano critico creativo, nel 66 comincerà le trasmissioni anche relative al suo commento dell'Orlando Furioso, eccetera. Ecco, e quindi anche la figura di Fenoglio viene inserita da Calvino in maniera, secondo me, di strepitosa intelligenza, appunto, all'interno di questo grande percorso della letteratura. Quindi, il sentiero dei nidi di ragno,
una questione privata, la stessa casa in collina recuperata, vero? Seppur in poche righe in questa prefazione, diventano dei corrispettivi di quelli che erano stati i poemi cavallereschi di Boiardo, di Ariosto, di Pulci. Quindi con la stessa, diciamo così, aurorale grandezza nei confronti della letteratura che avevano avuto quelle opere. Quindi, diciamo, io adesso mi fermerei qui anche per chiedervi un po' di dibattito, se avete voglia di parlarne così, e direi in conclusione allora questo. Fenoglio, appunto, oggi grande autore del Novecento, il più grande autore del Novecento, che ha avuto una storia tormentata, che lui ha vissuto, non ha vissuto l'altra storia del riconoscimento, o l'ha vissuta soltanto in parte. Certo, Prato gli ha dato una bellissima soddisfazione come il premio delle Alpi Apuane. Ma uno di quei non pochi scrittori che appunto ha dovuto aspettare la morte, la fortuna posta. Vi leggo a questo proposito l'ultima cosa. Vi volevo citare appunto questa lettera del giugno 1959 a Pietro Citani, che riguarda il premio Strega. Voi sapete che il premio Strega viene assegnato tra giugno e la prima settimana di luglio, no? di ogni anno. Il primo premio Strega, tra l'altro, vinto da Ennio Flaiano col Tempo di uccidere, di cui ricordiamo domenica 20 novembre i 50 anni della morte. Questa è una lettera che Fenoglio invia a Citati. Ricordate, abbiamo detto prima Garzanti. Di solito appunto al premio Strega sono gli editori a presentare i libri. E qui abbiamo due libri importanti di Garzanti, Una vita violenta di Pasolini e appunto Primavera di bellezza di Fenoglio. E pare che Garzanti, Citati, puntino su Pasolini piuttosto che su Fenoglio. Caro Citati, sono in dovere di avvertirla che non ho lanciato la signora Bellonci, no, fondatrice, marito, premio, il telegramma di rinuncia sul quale eravamo rimasti intesi al telefono, sottintesi, quindi Garzanti aveva chiesto a Fenoglio di rinunciare, di ritirarsi dal premio Strega. Questo per un unico motivo. Lei mi ha menzionato due fiorentini quali presentatori miei allo Strega. Ho fondate ragioni di pensare che si tratti di Roberto Longhi e di Anna Banti, che era vero. Roberto Longhi e Anna Banti sono tra i principali estimatori di Fenoglio, infatti saranno loro a conferirgli poi il premio Alpi Apuane, che sarà successivo al premio Prato, per un racconto. Ora, sempre Fenoglio rivolgendosi a Citati, con che faccia io fronteggerei questi due signori e quei pochi che stanno alle loro spalle? Noi, mi diranno, ci siamo disturbati a presentarti e trovarti qualche po' di consensi e tu rinunci con un telegramma? Con che faccia, caro Citati? Come ella saprà, io debbo non poco a questi signori e per niente al mondo voglio alienarmi il loro non facile favore. Uno dei racconti che aveva pubblicato era stato pubblicato appunto su Paragone da Longhi e dalla Banca. Ogni altra considerazione è estranea alla mia decisione di non telegrafare nel senso convenuto. Lei mi sa sincero quando affermo che i premi letterari non mi tolgono né il sonno né l'appetito. Io non scrivo per competizione. Aperta parentesi, per quanto la sportsmanship sia un evidente aspetto del mio carattere. Il piacere della competizione, il piacere della guerra, della gara, eccetera, una delle caratteristiche sia di Milton
che di Johnny e anche di Tenore. Alla radice del mio scrivere c'è una primaria ragione che nessuno conosce all'infuori di me. L'idea di danneggiare Pasolini, sapete che Pasolini è uno dei più fermi detrattori di Fenoglio, successivamente, facendo un po' da maestrino sul suo tipo di scrittura non così precisa. L'idea di danneggiare Pasolini è lontana da me almeno quanto l'idea di favorirlo. Praticamente non lo conosco, né come uomo né come scrittore. E poi lo spirito di scuderia, due garzantini, nemmeno mi sfiora. Io sarò un brocco, ma un brocco bravo. Questa è una delle definizioni, delle autodefinizioni più celebri, appunto, di Fenoglio. Io sarò un brocco, ma un brocco bravo. So benissimo che al romano premio strega io raccoglierò scarsissimi suffragi. Il contrario sarebbe perlomeno stupefacente. Se allo strega avrò pochi voti, come certo, non perciò mi sentirò diminuito, così come non mi sentirò maggiorato se mi vedrò assegnato lo strega assurdo. Ecco perché non ho telegrafato la signora Bellonci, per l'unico motivo della faccia. Vi dico la cinquina, dove Fenoglio non viene ammesso, nella cinquina Fenoglio non viene ammesso, la cinquina ha come vincitore il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, come secondo Mistero dei Ministeri di Augusto Frassinetti, è uno dei libri più geniali a suo modo, no? Di questo nostro Novecento, che verrà ripubblicato tra poco da Einaudi, La finta sorella di Massimo Franciosa, Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, e La casa della vita di Mario Prof. Pasolini giungerà terzo in questa competizione. Quindi Fenoglio viene escluso. Primavera di bellezza non viene inserito appunto nella cinquina che il 7 luglio assegnerà il premio strega a Tomasi di Lampedusa. Bene, grazie. Se ci sono delle domande, ma anch'io vi ho fatto un po' di domande, quindi diciamo, se riusciamo a stabilire un po' di conversazione, mi farebbe piacere. Avete presente l'edizione del Partigiano Johnny che avete a casa, o le edizioni che avete a casa? Sono tutte in audio. Ma quali? Quale avete letto? Allora, questa degli Struzzi è questa curata da Lorenzo Mondo, questa. Dipende quando l'avete comperato. Per esempio, faccio un'altra parentesi prima. Quale edizione del Mestiere di Vivere avete a casa? Allora, vi dico perché. Perché fino al 1990, quindi edizioni che in genere penso abbiamo comperato, no? Inizialmente come studenti, no? Fino al 1990 l'edizione del Mestiere di Vivere era la cosiddetta edizione con gli asterischi, cioè dove c'erano parecchi asterischi in corrispondenza di alcuni nomi o di alcuni titoli o di persone ancora viventi, insomma, di cui non si voleva ovviamente parlare, eccetera. Ecco, dal 1990, cioè nell'edizione curata da Marziano Guglielminetti e Laura Nai, il 90% degli asterischi, il 90% ancora il 10%, no? Rimane, sono scomparsi, cioè sono stati sciolti. Per cui voi troverete appunto nell'edizione del 1990, per esempio, il nome di Mario Sturani, che era stato il migliore amico di Pavese, no? Finalmente aperto. Mario Sturani, che aveva sposato la figlia di Monti, no? E al quale Pavese, in maniera un po' forse brutale, rifiuta di pubblicare il suo romanzo Il Maglione Rosso nel 1948. Un romanzo di impegno anche politico, quando Pavese nel 1948 pubblica La casa in collina. Insomma, comunque delle cose importanti. Ecco, era per dire che le edizioni a volte contano, cioè naturalmente è bene avere l'edizione dal 1900
dalla prima edizione, no, degli anni 50 al 90, ma è bene avere anche quella successiva al 1990, perché appunto ci sono degli scioglimenti di asterischi che ci dicono delle cose in più di conoscenza che sono importanti. E così per Fenoglio abbiamo varie edizioni. L'ultima edizione di Fenoglio, invece di un altro libro, è La Malora, appena uscita, dei Einaudi, a cura appunto di Gabriele Pedullà, dove c'è una molto importantissima prefazione in cui discute appunto quella che era stata la critica principale che era stata fatta a Fenoglio dallo stesso Vittorini, cioè su un neorealismo un po' di datato già allora, siamo nel 1950. Pensando a tutti questi nomi gloriosissimi della letteratura italiana, mi viene in mente che esiste appunto una letteratura resistenziale, Pavese, Fenoglio, Calvino, la Caverna, appunto, consacrata, stessa tradizione di Calvino. Non esiste una, un nome del movimento, per me ignoranza non la conosco, una letteratura bellica. Cioè, in Italia i tre anni di guerra precedenti hanno dato come esiti letterari in mera memorialistica, no? Penso Egisto Corradi, magari anche memorialistica ad un certo livello, penso di Polistetti. Ma perché questi anni non hanno innervato la nostra letteratura? Cioè, è veramente ingenua come domanda. Si può pensare a una letteratura che non nasca da un'esperienza morale profonda, viva, vissuta? Oppure è veramente un caso che ci siano state sensibilità letterarie, che abbiamo avuto il fazzoletto rosso e blu, e non ci siano state sensibilità letterarie con le stellette? Perché questi anni prima non sono assenti dalla nostra letteratura? Guardi, sono d'accordissimo ed è un problema che mi sono posto. Io mi chiamo Gino, perché ho preso il nome di mio zio morto in Jugoslavia nel 1943, e anche mio padre ha fatto tutta la guerra e non hanno scritto niente. Io ho fatto ricerche abbastanza approfondite al distretto militare di Modena, no? Alla ricerca appunto di testi. Perché l'esercito ha lasciato così poca documentazione? Abbiamo già più documentazione, anche narrativa, sulla Repubblica di Salò. No? Abbiamo già qualche cosa di più. Solo da poco è ritornata l'attenzione sugli IMI, gli internati militari italiani, solo da poco, a livello storico, tra gli IMI per esempio figura Guareschi, Giovannino Guareschi, e figurano altri. Allora, naturalmente c'è stata un'attenzione prevalente sulla resistenza per ragioni politiche abbastanza ovvie, per quel cosiddetto anche prospettivismo di cui parlava in maniera un po' negativa Pasolini, no? E quindi bisognava guardare avanti. La stessa difficoltà di Primo Levi ad essere accettato. Infatti Primo Levi, per esempio, non è nella letteratura dell'Italia Unita di Contini. Perché? Perché per Contini non era uno scrittore, era un testimone. Oggi le cose sono cambiate molto, ma per Contini anche Pirandello era uno scrittore di terza battuta, era più un giornalista. Questo fa parte della storia, anche della storia della critica. Quindi quello che lei ha sollevato è un problema vero, su cui io ho cercato di fare ricerche e invitato a fare ricerche. Cioè, perché non esiste in Italia una letteratura dell'esercito italiano? Certo, l'esercito italiano è stato difficile, perché noi abbiamo almeno tre momenti diversi della guerra. Abbiamo
10 giugno 1940, 25 luglio 1943. Poi abbiamo i 45 giorni, 25 luglio, 8 settembre, su cui c'è un libro bellissimo, quasi contemporaneo, che è 1943 di Paolo Monelli, uno dei grandi giornalisti del nostro Novecento, che aveva già fatto un altro grande libro sulla Prima Guerra Mondiale, Le Scarpe al Sole. E poi abbiamo la Resistenza. Quindi questi tre momenti, diciamo dal punto di vista cronologico, diversi, perché i 45 giorni sono brevi, ma sono molto importanti, molto, molto tesi, decisivi nel loro modo di smarrimento, nel loro smarrimento quasi totale. Allora io credo che ci possa essere ancora un tentativo di ricerca, di memorialistica, di romanzi più di tanto non credo, però, perché ormai sono passati molti anni, quello che poteva uscire forse doveva uscire, insomma, così come è uscito per la Prima Guerra Mondiale, per la Grande Guerra. No, Grande Guerra abbiamo una notevole messe appunto di testi, poi di valore estetico più o meno, diciamo, discutibile, ecco, non tutti sono dello stesso livello, però abbiamo tanti testi anche di soldati e tanta corrispondenza. Sulla Seconda Guerra Mondiale ne abbiamo meno, forse anche questo passaggio, no, dall'essere prima con i nazifascisti, poi dopo con gli alleati, no? Questa cosa che è stata indubbiamente per chi combatteva nell'esercito un problema, per chi combatteva nell'esercito. Non so, immagino che anche voi abbiate genitori, nonni che hanno combattuto, che hanno portato a casa delle memorie di cui avete, non so, lo stato militare, no? Tutti i posti dove sono stati, le cose che hanno cambiato, eccetera. Però una domanda che mi interessa molto, ma alla quale non so rispondere, che vorrei però venisse sempre più raccolta. Così come sono uscite le cose degli IMI, forse possono uscire cose anche sull'esercito. Le difficoltà che Pavese e gli altri hanno, Fenoglio naturalmente, e Levi, hanno avuto nella pubblicazione, sono dipese dall'influenza che in modo particolare il PC aveva sulle case editrici? Cioè, voglio dire, che rapporto c'era allora tra i partiti e la casa editrice? Allora, un'altra cosa da dire è questo. Noi oggi stiamo leggendo queste cose dal nostro punto di vista, anche cronologico. Non erano le opere importanti di quegli anni. Faccio un altro esempio che l'ho già fatto qua, che riguarda Verga. Agli inizi del Novecento, l'editore storico di Verga, Treves, no, nelle proprie bandelle mette i dati di vendita dei romanzi di Verga. Storia di una capinera, il marito di Elena, Eva, eccetera. Storia di una capinera, 16.000 copie. Il marito di Elena 12.000 copie, i Malavoglia 3.000, Mastro Don Gesualdo 3.000. Cosa significa? Che i contemporanei di Verga non leggevano quello che noi leggiamo, non ritenevano che quello fosse il Verga importante. Quello comincia a esserlo dalla rilettura di Croce e poi soprattutto di Pirandello, quando nel 1920 celebra il compleanno e poi dopo celebrano la morte nel 22 di Verga. Chi ha visto La Stranezza, il film di Andò, no? Quindi Verga, il Verga dei contemporanei, no? È un altro Verga, è il Verga per cui possiamo capire perché D'Annunzio, il 26enne D'Annunzio, quando scrive Il Piacere, quando pubblica Il Piacere, che pubblica nello stesso anno del Mastro Don Gesualdo, ha un successo strepitoso e diventa subito D'Annunzio a livello italiano e a livello europeo. Invece Verga resta Verga, un autore di ottima caratura, ma non per le opere veriste che noi leggiamo e che abbiamo messo come canone scolastico. Insomma, raramente mettiamo altre opere. Il marito di Elena, Verga lo scrive tra I Malavoglia e Il Mastro Don Gesualdo, a dimostrazione che sapeva scrivere qualsiasi cosa,
sapeva scrivere nello stile verista e sapeva scrivere nel cosiddetto stile romantico, scandalistico, che andava di più. Allora, il grande autore di questi anni è ancora Bacchelli. Il grande poeta di questi anni è D'Annunzio, ci sono le opere complete, cioè durante la guerra. Poi dopo è chiaro che gradualmente le cose cambiano. Voglio dire, nel 1960-61 Papini ha 11 volumi di 1000 pagine l'uno da Mondadori. Bacchelli ha 29 volumi delle opere complete. Poi oggi sappiamo, Papini non lo legge quasi nessuno, cioè dopo c'è una caduta verticale. Cioè gli anni 60 segnano una sorta di caduta verticale di questi autori e appunto la presenza davvero adesso dei nuovi autori. Cioè Calvino non fa fatica a pubblicare, per esempio. Cioè Pavese lo prende subito, anche Pavese non fa fatica a pubblicare, pubblica in 10 anni Pavese. Parte Lavorare stanca, che viene pubblicata nel 36, tutte le altre opere di Pavese sono 10 anni, da parte della sua carriera. E in quei 10 anni pubblica, e lui riesce a pubblicare perché d'altra parte si trova dalla parte anche del padrone, cioè dalla parte di chi pubblica. Insomma, nel 1948 il premio Viareggio viene vinto ex aequo da Menzogno e Sortilegio di Elsa Morante, dai fratelli Cuccoli di Palazzeschi. Un grande romanzo, per me è un grande romanzo, ironico, omosessuale, cioè dove anticipa già tante cose. Poi Palazzeschi invece in quel momento cade anche lui in una sorta di dimenticatoio successivo, più sarà recuperato maggiormente da vecchio. Antonio Baldini è uno dei grandi autori, di quelli che fanno le antologie dei racconti, eccetera. Chi di noi legge oggi Antonio Baldini? Cioè, questo per dire, allora, questi autori sono gli autori ventenni, a parte Pavese che è dell'8, quindi a 42 anni, come c'è la generazione di quelli nati prima della Prima Guerra Mondiale, Moravia, Brancati, Flaiano, Soldati, Guareschi, Pavese, Vittorini. Questi sono tutti nati prima della, hanno 40 anni, hanno tutti 40 anni questi più o meno. Arrivano anche in genere tutti un po' più disincantati rispetto alla spavalda allegria di Calvino. Avevano 20 anni quando negli anni 30 c'era la noia del fascismo, come diceva Brancati. Ecco, c'è Vittorini che pubblica il Politecnico, che dopo ha difficoltà col Partito Comunista, che con gli atti lo obbliga più o meno a chiudere. Insomma, dopo, si intrecciano tante cose, ecco, si intrecciano molte cose diverse. Non saprei, Fenoglio comunque ha delle... Verso Fenoglio ci sono delle remore stilistiche per Vittorini, diciamo che pure lo pubblica, non ha quella freschezza che dovrebbe avere. Ci sono altre domande? Allora vi chiedo io, dopo, se mai siete riusciti a mandare più a Beatrice i dati, le edizioni del Partigiano Johnny che avete a casa e che avete letto. Solo per avere un'idea, così vi inviterei naturalmente anche a vedere, c'è una mano alzata, c'è a vedere anche le successive, per vedere anche sulla vostra, cioè perché vi chiedo, scusate, di leggerle, per vedere se da un certo punto di vista sono così fondamentali le differenze di ordine strutturale e filologico. Ci sono delle domande, vedevo delle mani oppure no, erano solo... per altre ragioni. Va bene. Ah, Mauro, sì. Sì? Sì? Mentre nella prima edizione una persona privata è l'ultimo racconto, prima ci sono tutti gli altri, ma il mio amore Paco. Sì, 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 sì. Poi nella seconda edizione dello stesso anno, una questione privata è stato ripubblicato all'inizio pur avendo la stessa copertina, la stessa sola copertina. Quello è stato un impatto incredibile. Questione privata, d'altra parte, lo sappiamo tutti, c'è un libro
meraviglioso, è compiuto o incompiuto? Ma che sia compiuto o incompiuto, lo chiedo a voi, cambia il nostro modo di, cioè ci piace di più o ci piace di meno? A me sinceramente non mi crea molti problemi, mi piace così tanto così com'è che sia, che manchi ancora qualcosa, non lo so, perché non lo sa poi nessuno. Il mondo sosteneva che forse era incompiuto. Però quell'incompiuto che lui cade, non sappiamo se cade, se muore, se è meraviglioso. Cioè, come... Ho il microfono, volevo aggiungere, sì. Tornando alla questione della letteratura bellica, forse, ripensandoci, forse qualcosina, per esempio, non so, il deserto della Libia di Tobino, la linea del Tomoro di Cancogne, oppure sulla guerra d'Albania, per esempio, sulla guerra di Grecia, oppure anche sulla Russia, voglio dire, vediamo delle cose... Sì, sì, no, sulla campagna di Russia, sì. Il cielo rosso di Berto, certo. Alla fine è un romanzo sulla guerra senza essere un romanzo di resistenza. Certo. Insomma, no? Qualcosa... Sì, sì, qualcosa... Beh, anche lo stesso Tempo di uccidere di Flaiano, che non è un romanzo sulla Seconda Guerra Mondiale, ma è significativo che nel 47, mentre altri pubblicano romanzi sulla resistenza, lui pubblica sulla guerra di Etiopia. O anche sul Livi, per esempio, c'è... No, forse non era sul Livi, che è il campo degli ufficiali di Carocci, però è sulla sua esperienza di prigioniero, però non credo del Livi. Adesso non mi ricordo, probabilmente era prigioniero degli inglesi, degli americani, però anche quello è un libro sulla guerra che non è propriamente un libro sulla resistenza. Quindi magari guardando sì, un no, po no, meglio, infatti ci sono, no, però non li troviamo nel canone. Cioè, in un certo senso, Pavese, Fenoglio e Calvino soprattutto, sono nel canone. Bene, grazie. Allora, naturalmente, io e Mauro, che adesso ho parlato anche per farsi pubblicità, no? Vi invitiamo mercoledì sera, se non avete niente di meglio da fare, chiaramente, no? A parlare di aforismi.